piacere condividerle con voi, e soprattutto perché in questo gruppo è un po' che non andiamo live, quindi magari torna utile. So che oggi molti di voi hanno seguito il webinar di Dario e Botto, che è stato fatto molto interessante. Chi non l'ha visto, eventualmente chieda in chat, che magari c'è possibilità di acquistare la registrazione già oggi, se non nei prossimi giorni. Detto questo, come al solito, aspettiamo che cominci, che arrivino i primi, e poi vedremo un po' di lezione. Insomma, vi do un po' di spunti utili che ci teniamo a condividere con voi rispetto a quello che ho studiato in questi giorni e ho imparato anche dai progetti che andiamo a seguire. Fatemi sapere se ci siete, se mi vedete, come mi vedete, e attendiamo i primi e poi cominciamo. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di un po' di novità, voglio darvi un po' di consigli, faremo un po' di Q&A e vedremo un po' di spunti di riflessione. Vedo che è particolarmente lento oggi BeLive, quindi diamogli un attimino di tempo. Eccoci qua, perfetto, perfetto, ce l'ha fatta. Siamo già in più di 30, quindi molto molto bene, sono contento. C'è Roberto, perfetto, vedo che insomma ci siamo, 39, bene, stiamo salendo, fantastico. Allora, intanto ciao Roberto. Allora, oggi di cosa parliamo? Volevo darvi appunto un po' di consigli, eccetera, eccetera. Partiamo dalle news. Le news sono interessanti perché in questo momento ci sono alcuni trend che io sto intercettando molto interessanti. Allora, trend iniziale numero uno, news del giorno. Giorgio Armani ha deciso di riconvertire la propria azienda per farla diventare un'azienda che aiuta lo Stato producendo camici, come lui hanno fatto anche Ferragamo, altri brand, la stessa Ferrari metterà probabilmente a disposizione parte delle sue possibilità. Insomma, ci sono tutta una serie di aziende, okay, che stanno utilizzando, danno a disposizione i loro stabilimenti per fare. Insomma, per dare una mano agli ospedali, produrre prodotti, mascherine o quant'altro. Molto, molto interessante, al di là dell'aspetto sociale, che secondo me è effettivamente qualcosa di importante, perché di fatto le persone effettivamente hanno bisogno di sentirsi anche aiutate da parte dei brand, e comunque stanno dando un ruolo sociale importante, perché danno una mano a chi ne ha bisogno, banalmente. D'altro vi invito a. Questa non è una diretta ufficiale di Marketers and Friends, ma l'idea è fondamentalmente che se avete qualcosa da fare continuate a donare, perché è una cosa buona. Quindi queste aziende lo fanno perché? Per due motivi. Uno, per essere utili, e questo è innegabile. L'altro, perché comunque puoi utilizzare questo tipo di notizie per fare quello che si chiama tecnicamente corporate storytelling. Cos'è il corporate storytelling? Le aziende non hanno molto spesso qualcosa da dire, però allo stesso tempo hanno bisogno, come abbiamo detto oggi in live con Jessica Malfatto, di essere molto spesso presenti all'interno dei media. Ok? I media, non sempre, soprattutto in situazioni come queste in cui ci sono tantissime notizie, danno spazio a notizie di tipo economico, puramente economico, mentre è più facile che diano spazio a notizie di questo genere qui, di carattere sociale o comunque che fanno passare per buone questi brand, il che vuol dire anche che se tu le studi bene, queste cose qua, puoi ottenere dei grandissimi risultati. Per capire l'utilità di tutto questo, mi sono portato dietro, qui di fianco, adesso ve li mostro, un paio di libri. Perché? Perché una delle cose che noi marketer, soprattutto quando lavoriamo sul paid, ci dimentichiamo, è che il nostro mestiere non esiste se le aziende non esistono. E le aziende, soprattutto in alcuni settori, hanno bisogno non solo di noi, ma anche di un impianto marketing molto molto più ampio, che può essere costituito dalla SEO, può essere costituito da chi fa paid in altri modi rispetto a noi, può essere costituito da magari un call center, quindi una parte di customer care, ma è costituito anche dalla parte di PR, quindi dalla parte di media relations, quindi pubblicazione sui media. Ok? Vedo che adesso cominciano ad arrivare i primi, quindi vi faccio vedere un paio di libri che secondo me rappresentano, che parlano molto bene di questo concetto qui. Il libro numero uno è questo qui. Se non ce l'avete, compratelo, perché tra l'altro è una lettura gradevole, di Brunello Cucinelli. Brunello Cucinelli, come lo sapete o non lo sapete, è fondamentalmente un imprenditore illuminato,
o almeno così ce lo raccontano, un imprenditore che ha messo le persone davanti al brand. E questa, qual è la cosa bella di tutto questo? Al di là dei messaggi ipercondivisibili e veramente straordinari che va a condividere, tutto questo aiuta la sua azienda. Come aiuta la sua azienda? Brunello Cucinelli, se parla di cashmere da 700 euro, 1000 euro, 2000 euro, 5000 euro, probabilmente ha poco spazio sui giornali, ha poco spazio in televisione, ha poco spazio nei seminari. Però è più facile invitare Brunello Cucinelli o chi per lui, quindi chi rappresenta questo tipo di narrazione, ok, a un seminario. Perché? Perché ti racconta delle storie che sono utili ad altri imprenditori e quindi fa storytelling, racconta se stesso, racconta la sua visione, i suoi ideali e allo stesso tempo dà un valore a chi lo ascolta. Questo gli dà spazio, punti di incontro con potenziali target. Bene, se vi leggete questo libro, che vi mostro, qua, capite che l'azione è molto più ampia di quanto sembri. Poi è un bel libro, interessantissimo. La mia non è assolutamente una critica, è semplicemente un modo di vedere le cose un pochettino più analitico. E quello che vi posso dire io è che sono tra i maglioni più ambiti e non è solo una questione di qualità, è una questione anche di come le vai a raccontare. Sempre sul tema, visto che mi sto appassionando molto di quello che è il mondo lusso, moda e meccanismi di marketing differenti, ok? Vi propongo anche questo bellissimo librone, bellissimo, nel senso che è anche bella la copertina, bella rossa, vedete, si chiama The Luxury Strategy, l'autore è Kapferer, insieme a Van Bastien. È un libro che parla di come si fa una strategia nel lusso e vi spiega esattamente da dove nasce tutto quello che noi definiamo lusso e capirete leggendolo, io lo sto leggendo ancora, non l'ho finito, come molto di quello che ci succede intorno non sempre sia spinto da quella che è la motivazione primaria, che è quello che è l'attivatore per il target, ma molto spesso è spinto dalla voglia di questi brand di essere presenti in tutte le fasi della vita delle persone e la necessità di questi brand di scatenare, di provocare emozioni. Quindi il primo consiglio che io vi posso dare e che vi voglio dare questa sera è studiate, ma studiate che cosa? Le cose che non sono direttamente attinenti a quello che fate, perché così capirete meglio il mondo. Capendo meglio il mondo, capendo meglio come comunichiamo, e come i brand comunicano, riusciamo effettivamente a capire delle dinamiche che poi ci saranno utili anche a livello nostro personale, di possiamo dire di marketer, di comunicatori, chiamiamoli come ci vogliamo. Poi rispondo alle vostre domande, ragazzi, mi sono tenuto una parte finale, ma ci tenevo a darvi un pochettino di spunto. Altre cose interessanti. Allora, anzi, ieri un amico, Federico Oliveri, ha condiviso una bella serie di slide che adesso vi faccio vedere se riesco a condividere il mio schermo. Datemi un secondino. Ok, adesso vi faccio vedere le slide. Le trovate su LinkedIn, vedete qua, questo è il profilo di Federico Oliveri, andatevi a vedere questo post. Ok, queste slide, anzi aspetta che torno un attimino, non ve l'ho fatto vedere in stream, giustamente che sono. Ecco qua, adesso lo vedete. Eccoci qui. Allora, queste sono le slide. L'impatto dell'algoritmo l'impatto sull'investimento di Facebook Ads da parte del Covid. Queste sono le slide, quello che si vede, poi ve le andate a vedere bene e magari mettergli anche un like e un bel commento, perché questo è un ottimo lavoro che si torna utile. Mostrano come lo spending in advertising nell'ultimo periodo stia scendendo. Chiaramente c'è stata una discesa rispetto alla fine dell'anno scorso, come tutti gli anni, ma poi vedete che lo spending man mano torna giù. Perché? Perché le aziende hanno paura. Anche in Southern Europe, dove siamo noi, vedete, abbiamo una bella discesa. Abbiamo anche, vabbè, queste sono coperture di costi organici, i post paid sono sempre di meno, perché le aziende appunto hanno tagliato gli investimenti. Qual è la cosa figa? La cosa più figa di tutte è che il costo per click sta scendendo. Perché? Perché i CPM stanno scendendo. Ve ne sarete resi conto, io oggi ho visto in Italia dei CPM intorno ai 90 centesimi, che sono cose che non si vedevano da anni. Stiamo parlando di 3 anni, 4 anni fa. Qual è la cosa veramente interessante? Torno da voi, poi vi andate a vedere questo bel post e ve lo studiate. Qual è la cosa veramente interessante? La cosa veramente interessante è che questo apre delle ottime opportunità per noi advertiser. Perché? Perché noi advertiser adesso ci troviamo davanti a che cosa? Ci
CPM che scendono per due motivi. Motivo numero uno, l'abbiamo visto, le aziende investono di meno. Se le aziende grandi investono di meno, c'è più spazio per noi. Non investono perché hanno maggior rischio rispetto a noi, perché quando tu investi mezzo milione o investire 500 euro, capite che il rischio è differente. Però, allo stesso tempo, questo dà grandi opportunità, perché abbiamo costi per traffico più basso e abbiamo le persone che hanno aumentato il loro tempo di permanenza su Facebook del 70% nelle ultime settimane. Rendetevi conto che quindi, praticamente, noi abbiamo una quantità di punti di contatto con queste persone che è molto più alta. Questo vuol dire anche che se facciamo delle ottime azioni di advertising, riusciamo a ottenere più risultati, più nuovi, più visibilità per il nostro brand. Chiaramente, però, dobbiamo avere qualcosa da dire. Per avere qualcosa da dire, dobbiamo capire anche che come, cosa dirlo quando lo abbiamo individuato. Allora, adesso vi faccio un esempio pratico. Io questa sera, dopo praticamente 3 settimane di clausura totale, ok, avevo fame, non avevo voglia di cucinare, e abbiamo deciso con mia moglie di ordinare una pizza su Deliveroo. Ok? Questa pizza ci è arrivata da una pizzeria dove la prendiamo di solito, un'ottima pizzeria qui a Milano, e questa pizzeria ha detto, quando ci è arrivata la pizza, ok, sopra il cartone c'era scritto: sappiamo che forse hai aspettato tanto, sappiamo che cioè, non è colpa nostra, c'è tantissima richiesta in questi giorni, noi facciamo del nostro meglio, però siccome vogliamo che tu possa gustare la pizza veramente buona, ti consigliamo di metterla in forno a 200 gradi per un po', per 2-3 minuti. Questa te la farà assaporare buona come al solito e speriamo che la riordini di nuovo. Questo è un messaggio che loro mi hanno messo attaccato sulla confezione e che mi è rimasto impresso perché dicono: cavolo, c'è attenzione al cliente anche nel dettaglio. Bene, la differenza tra questo e quello che facevano prima, qual è? Che prima non mi mettevano questo messaggio e magari io la sera dopo ordiniamo da un'altra parte o la volta dopo ordiniamo da un'altra parte. Così hanno conquistato la mia fiducia perché hanno detto: cavolo, avete pensato a me, mi ha fatto fare un sorriso, me l'ha fatto notare addirittura Asia, mi ha detto: guarda che bella questa cosa. Quindi quello che io vi voglio dire è che no, dopo aver capito cosa dobbiamo comunicare, e in questo caso qua il problema era grande, la pizza è arrivata tiepida, mi hanno anche comunicato qualcosa in più, sono venuti loro incontro a me e non solo io incontro loro. Questo mi ha portato a un benessere che mi ha fatto gustare la pizza più volentieri. Io poi non l'ho scaldata, avevo una fame incredibile, però non cambiava molto. Questo è un esempio, Poi ci sono mille esempi. Altre cose che noi dobbiamo imparare è che quando facciamo delle ADV su Facebook dobbiamo capire cosa vogliono i nostri clienti. I nostri clienti non vogliono noi, i nostri clienti vogliono del valore da noi. Quindi, nel momento in cui andiamo a parlare di contenuti, non possiamo avere solo contenuti di tipo, possiamo dire, non lo so, contenuti di tipo commerciale, ma abbiamo bisogno di contenuti di tipo informativo. Pare banale, ma io continuo a vedere offerte, 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 offerte. Vi do un esempio, un brand che seguiamo è un brand di eventi sportivi molto 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 importante a livello mondiale. In questi giorni chiaramente eventi sportivi non si vende niente, niente perché chiaramente non si può vendere niente, non ci sono gli eventi, quindi non si vende. Cosa abbiamo fatto per loro? Abbiamo creato un video con dei sottotitoli, un video molto emozionale che ci facesse avvicinare ai nostri fan, alle persone che condividono i valori del nostro brand. Questo brand ha quindi creato questo video, abbiamo investito più o meno 500 euro in ADV e questi 500 euro ci hanno portato ad avere una copertura gigantesca, gigantesca, un numero di condivisioni enorme e soprattutto abbiamo ottenuto una riconoscibilità nella testa dei nostri utenti che è molto maggiore rispetto agli altri. Perché? Perché ci ha differenziato dalla massa. Abbiamo pensato: qual è la cosa più bella per chi partecipa a queste gare? Sentirsi parte di un gruppo più grande di lui. Quindi abbiamo creato questo video, abbiamo promosso questo video ed è sta andando molto bene. Questa cosa è semplice, non abbiamo dovuto spendere più di tanto, abbiamo semplicemente utilizzato delle altre immagini, abbiamo creato dei tagli, delle cose particolari, ha fatto un lavoro eccezionale mio fratello insieme al team, insomma, del brand e effettivamente è andata molto bene. Questo che cosa serve? Serve a vendere? No, serve a farci ricordare? Sì. Allora, un punto di contatto in più è meglio di un punto di contatto in meno? Sì. Siamo riusciti a spiccare nel feed? Evidentemente sì, perché ci sono state tantissime condivisioni. Tanti commenti, che cosa vuol dire per noi? E
E qua entra l'advertiser. Tante interazioni. Tante interazioni segmentate. Tante interazioni che noi possiamo utilizzare poi per fare remarketing e produrre altri contenuti nel corso del tempo, fidelizzare la nostra audience e portare grandi risultati. Qualcuno di voi ha pensato a qualcosa del genere? Avete fatto azioni di questo genere? Se non le avete fatte, fatele. Se le avete fatte, scrivetemelo nei commenti, perché può essere interessante anche una condivisione. Tra l'altro, se qualcuno di voi vuole venire in live con me stasera, vi mando il link e alzate la mano e vi saluto anche dal vivo. Detto questo, altra cosa che volevo parlare un pochettino con voi, prima di arrivare poi alla parte che magari vi interessa di più, che è quella del Q&A, sono alcuni spunti di riflessione che io ho visto in questi giorni. Sto leggendo su Medium, adesso vediamo se vi trovo. Ok, dovrei trovare l'articolo, datemi un secondo che ve lo mostro anche. Vediamo se ce l'ho ancora qui. Ok, datemi un attimo solo, che arrivo subito. Eccolo qua. Adesso vi faccio vedere un articolo molto interessante su Medium. Eccoci, allora, qua vedete me, questo è l'articolo. L'articolo si chiama The Power of Network Effects, Why They Make Such Valuable Companies and How to Harness Them. Questo articolo racconta un pochettino del potere della rete, cosa funziona, cosa non funziona, eccetera. Mi ha colpito particolarmente questo grafico che voi vedete in piccolo, ma che fondamentalmente vi ricordo. Se aumentiamo, qua si parla di numero di employee, quindi di persone, ma questo è replicabile per qualsiasi caso. Se noi aumentiamo il numero di persone e il numero di contatti, di punti di contatto con le persone, ok, il costo non aumenta in modo proporzionale al valore, perché vedete qui sotto c'è un 10 e qua c'è 90 volte, cioè vale molto di più, il numero di punti di contatto aumenta. Questo articolo poi se volete, se vi interessa, ditemelo perché ve lo linko, se no lo trovate su Medium facilmente. Tra l'altro, altra cosa che vi consiglio di fare è guardare Medium. Questa cosa mi ha portato a fare un ragionamento che è: come faccio io a aumentare i punti di contatto con la mia audience e aumentare quindi il potere di visibilità rispetto alla mia audience di riferimento? Ci ho ragionato, l'avete visto l'altro giorno con il mio referral program, ma non ho fatto solo questo. Ho creato il canale Telegram, ho aumentato la mia presenza nei vari social e la stessa cosa stiamo facendo con la maggior parte dei nostri clienti. Stiamo aumentando i punti di contatto. Perché? Perché il costo aumenta in modo lineare, i punti di contatto aumentano in modo esponenziale, perché ogni punto di contatto può portare una condivisione, un commento, un aumento dell'effetto della mia comunicazione, se fatta bene, rispetto al target. Adesso vi faccio vedere quello che è stato un effetto di rete molto semplice, che potete tranquillamente andare a replicare con un po' di pazienza, e che mi ha visto protagonista, che è il referral program dell'altro giorno, no? L'altro giorno io vi ho detto, volete questa guida? Sì, bene, dovete fare questo giochetto. Il giochetto è finito in questo modo qua. Datemi un attimo, che adesso arriva. Il giochetto è finito così. Vedete? Qua è partito, qua è arrivato. Abbiamo fatto più 2.009 subscribers e più, tenete conto che c'è una buona parte qui dentro di persone che ha giocato ed era già subscribers. Qualcuno si è disiscritto, è una cosa puramente statistica. Tra l'altro, di questi che sono disiscritti, li conosco tutti, è tutta gente che prende, neanche ringrazia e se ne va. Quindi la prossima volta evito anche che si possano iscrivere. Sono fuori target, meglio non averli. Non vedete qual è l'effetto. A cosa mi è servito questo? Voi dite, beh, vabbè, a gonfiare il tuo ego. No, 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 no. Perché che cosa mi ha portato questo? Mi ha portato, per chi ha partecipato al gioco, ad avere un altro punto di contatto. E ve lo dico non per vantarmi, ma semplicemente perché era tutto studiato e evidentemente ha funzionato. Bene, il mio canale Telegram è cresciuto di circa 400 utenti in un giorno. Ok? Utenti che poi, tra l'altro, funzionano bene perché? Perché chiaramente Telegram è un buon canale di contatto se usato nel modo corretto. Io sto ancora imparando ad usarlo, ma effettivamente funziona. Oltre a questo, mi sono nutrito le mie audience di remarketing. Oltre a questo, sono riuscito ad avere una visibilità enorme per un contenuto. Oltre a questo,
un contenuto di tipo slide, che quindi uno può scaricare e potenzialmente inviare ad altri, cosa che tra l'altro è già successa perché mi hanno scritto in tanti altri che non sono nel mio bot. Grazie per queste slide, me le ha passate Tizio, sono molto interessanti. Cosa ho ottenuto poi ancora? Alte visibilità al mio canale YouTube, quindi un aumento degli iscritti al mio canale YouTube. Vedete, tutto questo ha un effetto di rete più che esponenziale. Si può ripetere n volte? Sicuramente no. Però qual è la cosa interessante? Che io ho ragionato, prima di creare il contenuto, ho trovato una struttura di delivery che potesse amplificare la visibilità nello short term, in questo modo, nel long term, negli altri. Perché? Perché avete visto la mia guida, interessante, nel lungo periodo magari vedrete tanti altri contenuti che mi arrivano da tanti altri punti, tanti altri canali, eccetera, eccetera. Questa cosa si può fare anche con i brand, identica, precisa. Chiaramente non usate un referral program se non siete abbastanza bravi e non avete qualcosa di interessante da usare, però cercate di capire come spostare i vostri utenti da un punto ad un altro. Ne sposterete pochi alla volta, ma più punti avete di contatto, maggiore è la possibilità che questi utenti si ricordino di voi. Questo in generale. Per farlo a livello pratico, bisogna ragionare proprio il singolo brand, il singolo cliente, cosa può interessare al mio cliente, lo possiamo fare. Vedete, tutte cose che effettivamente potete fare anche voi, cioè non è niente di geniale, non è niente di costoso, è solo questione di mettersi, sbattersi, fare e andare avanti, non indietro. Perché la narrazione di questi giorni ci vuole fermi, ci vuole in crisi, ci vuole in guerra, ok? Ma non siamo in guerra con nessuno. L'unica guerra che abbiamo noi in questo momento è con noi stessi ed è la voglia di andare avanti e non indietro. Se noi andiamo indietro, siamo spacciati. Se andiamo avanti, ve l'ho già detto in un video della settimana scorsa, se andiamo avanti, probabilmente ne usciamo. Ok? Poi, altre cose di cui volevo parlarvi oggi. Mi sono preso un po' di appunti, come vedete qua, c'è un bellissimo blocchetto regalato da Google tanti anni fa. Vi volevo dare un po' di... un'altra notizia interessante che ho letto oggi, che è beh, il canale Telegram. Ah, sì, lo trovi, si chiama, beh, vabbè, poi te lo metto, lo linko dopo, che non mi interessa, mi pubblicità qui, così, poi te lo linko volentieri. Un'altra cosa che ho visto oggi, una notizia che ho letto da, tra l'altro, Fabio Bin, se, tra l'altro se vi occupate di travel e volete leggere qualcuno che dice delle cose veramente interessanti, Fabio Bin è stato anche a Marketers World, su LinkedIn sta dicendo delle cose super interessanti, ha parlato di come cambieranno le aziende dopo. Perché noi adesso siamo preoccupati nel nostro lavoro di adesso, ma non ci rendiamo conto che dopo sarà un problema. E dopo cosa vuol dire? Vuol dire che molte persone perderanno il lavoro, molte aziende perderanno traino, molte aziende andranno in bancarotta, molte aziende finiranno, inizierà la recessione. In America si stima che in alcuni settori ci sarà un taglio del 30%, ok? Non di poco, della forza lavoro. Questo però apre anche una grande opportunità. Perché tante persone disoccupate vuol dire va bene meno soldi, ma allo stesso tempo grandi, grandi, grandi opportunità. L'opportunità è quella di A, lo sappiamo prima che finirà così, bene, cominciamo prima che succeda a lavorare su noi stessi, su quello che sappiamo, su cosa possiamo fare. E B, quando c'è stata l'ultima grande crisi, sono nate delle grandissime aziende, perché l'economia si è trasformata. Ogni grande trasformazione apre importanti possibilità imprenditoriali. E quindi cercate di capire come differenziare il vostro business per evitare di essere vulnerabili nel breve periodo e anche nel lungo periodo. Perché il breve periodo lo potete controllare, forse, ma il lungo periodo no. Perfetto. Lavoriamo per fare qualcosa che fino adesso non abbiamo mai fatto. Vi faccio un esempio pratico. In loop stiamo facendo il sito. Perché, direte, non vi serve a niente il sito? È vero, fino all'altro giorno il sito non mi serviva a niente. Fino a oggi il sito non mi serviva a niente. Ma magari in futuro mi servirà, perché dovrò differenziare le fonti di accesso, perché magari il mio personal brand non sarà sempre così potente, o quello dei miei soci uguale, ma magari avere un sito ben posizionato, ben seguito, è una fonte in più, è un punto di contatto in più. E torniamo indietro al discorso dei punti di contatto di prima. Capite? Tutto è collegato e alla fine è questione di ragionare su cosa noi sappiamo fare e cosa possiamo andare a fare poi più avanti. Ultimi due punti, anzi, ultimo punto di cui volevo parlarvi oggi, prima di rispondere alle vostre domande, è un bellissimo articolo. Un altro bellissimo articolo, perché come vedete ho un sacco di tempo per studiare le mie 2 ore di cui vi parlavo e le sto investendo bene in questi giorni. Un articolo che mi ha passato Lorenzo Tombari, che è questo articolo qui. Adesso, tac, torniamo.
Mark Schaeffer, ok, 7 implicazioni non ovvie del coronavirus sul marketing, ok? Al di là dell'articolo che dovreste andare a leggervi, spiega una cosa strepitosa per quello che succede a livello di marketing in questo momento. Questo articolo qua è stato scritto un po' di tempo fa, non è recentissimo. Le persone cercano qualcosa di safe, familiar e comfortable, quindi qualcosa che le renda tranquille, perché in un periodo di crisi le persone cercano che cosa? Tranquillità. E allora cosa stanno cercando? Baking. E ecco il nostro bellissimo lievito che sta andando esaurito in questi giorni. Cookies, candy, comfort food. Ok, mi rivedete? Sono andato via per qualche istante, credo. Mi vedete? Ditemi. Ragazzi, ci siete? Non ci siete? Ci siete? Ehi? Ehi, 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 ehi. Adesso sì. Scusatemi, ma evidentemente c'è troppa gente che streama. Non so dove mi avete perso. Ma comunque, concettualmente, stavo dicendo che la gente sta cercando qualcosa di comfort, di comfortable, e anche di fare dei piccoli acquisti che sembrano fighi. Ok? Quali sono i piccoli acquisti che sembrano fighi? Attenzione, attenzione, attenzione. Vi stavo dicendo che io mi sono comprato un nuovo cavalletto. Un nuovo cavalletto professionale. Vedete che farò dei video super fighi tra un po'. Questo cavalletto professionale, che cosa ha rispetto ad altri? Che vantaggio ha rispetto ad altri? Ok? Che l'ho comprato adesso, dopo mesi che volevo comprarlo, ma l'ho comprato adesso perché avevo bisogno di qualcosa che mi rendesse più felice. E l'ho comprato dove? Su un gruppo Telegram, attraverso un gruppo Telegram. Qual è? Perché l'ho comprato attraverso un gruppo Telegram? Perché in questo, ho trovato un gruppo Telegram, che tra l'altro è di un nostro cliente, ma anche di una persona che è qui nel gruppo, che si chiama, adesso ve lo dico subito come si chiama, giusto per, così se volete ve lo iscrivete, vi iscrivete, Telegram. Il gruppo si chiama La pagina degli sconti. Ho trovato questa offerta lampo e l'ho comprata. Il mio cervello, che ragionamento ha fatto? Ha fatto: ok, hai voglia di qualcosa di figo che migliori la tua vita, che per te sia qualcosa di utile. C'è uno sconto, compralo. Compralo adesso, perché poi non sai se potrai comprarlo. Bene, questo ragionamento qua è applicabile a livello teorico anche ad altri.
tipi di marketing, di business, eccetera. Lo stiamo facendo con le pentole, lo stiamo facendo con tante altre cose. Funziona, ragazzi. Non è una questione di sconto, è una questione di creare l'opportunità tra che unisca la persona al prodotto o al servizio. Si può fare con la consulenza, si può fare con quello che volete. L'importante è di capire come sfruttare questa opportunità enorme che si dà la crisi. Non sarà forse un momento felicissimo tra alcuni mesi, ma se lavoreremo bene adesso otterremo dei grandi risultati. Bene. Poi se volete, se vi interessano, vi linko gli articoli anche qui nella pagina, così sì, nei commenti, e ci siamo. Adesso comincio a rispondere un po' di domande di quelle che mi avete fatto prima, ma se avete altre domande ci sono. Cosa ne pensi della campagna broad? Nelle tue campagne usi gli interessi con grandi pubblici oppure broad e segmenti con le creatività? Io uso sempre broad e segmento con le creatività, tranne nei casi delle mie campagne personali dove faccio solo e soltanto remarketing o comunque uso sistemi differenti, perché andare broad mi attira solamente della gente che io non voglio attirare, perché vendere una consulenza a un certo valore non si può fare su un pubblico freddo. Uso pubblici broad solo quando devo andare a promuovere i video. In ogni caso, usare interessi o usare broad cambia molto poco per Facebook. Cosa cambia? Cambia che se avete tanti dati nel vostro pixel, avete tanto storico sullo spending dell'account e nella pagina, le campagne broad funzionano bene. Se avete uno spending molto basso, le campagne non funzionano bene, uguale. Gli interessi possono essere interessanti, scusate la dicotomia, la ripetizione, ma attenzione a una cosa: interesse non vuol dire che una persona è interessata a, ma vuol dire che ha un interesse latente rispetto a quella cosa. Quindi, se io scrivo interesse e-commerce, becco anche le persone che utilizzano gli e-commerce, non becco solo le persone interessate al mondo dell'e-commerce online, per darvi un'idea. Ok? Oppure, se io metto come interesse, ve l'ho già fatto questo esempio mille volte, no? Se vado a vedere gli interessi che io ho in questo momento, magari c'è anche Salvini. Ma a me non interessa niente di Salvini. Però magari ho commentato dei post parlando della sua comunicazione. Per Facebook ho quell'interesse. Volete beccarmi come salviniano? Se spendete soldi mi beccate, ma non avete fatto le dovute esclusioni. Non andrò mai a condividere determinati tipi di tematiche, perché non è quello che mi rappresenta. Ok? Non è per, cioè, capite un po' il riferimento? Quindi usiamo campagne prod, usiamo campagne interessi, dipende dai casi. Cosa faresti una volta passato questo periodo per aziende locali per promuovere l'acquisto all'interno dei negozi del paese, sia online che offline? Allora, intanto io non farei dopo, ma farei adesso. State vicini ai vostri utenti, ai vostri clienti potenziali. Fate sapere che ci siete, dategli valore gratis, gratis. C'è una live, tra l'altro, di Simone Magazzù, pazzesca, di ieri o l'altro ieri, sulla pagina di GCLE, che racconta come stiamo aiutando un parrucchiere con dei contenuti a mantenere un rapporto con i suoi utenti. Perché? Perché il parrucchiere adesso non può tagliare, ma, e questa è la cosa più figa di tutte, è vero che non può tagliare i capelli, ma allo stesso tempo può fare un'altra cosa, che è dare dei consigli su come tenerli meglio i capelli, come mantenerli in ordine, come mantenerli sani. Questo lo avvicina alle clienti. Le clienti continuano a interagire col brand e a quel punto arriveranno dei nuovi clienti. Appena finisce questo casino, torneranno da lui, sperando che finisca molto presto. Anche perché sennò veramente diventiamo tutti quanti questi capelli lunghissimi. Mi farò un mallet pazzesco. Andiamo avanti. Altre domande, vediamo. Qua ce ne sono un po', ma ragazzi, fatene quante volete. Sono a vostra disposizione. Gioielleria. In che modo faresti branding? Racconta la storia dei gioielli, fai vedere che gioielli sono, racconta la storia dei brand, racconta la storia dell'oro, la storia dei diamanti, perché un diamante si riconosce in un modo e non in un altro, perché tu sei differente da tutte le altre gioiellerie, perché tu sei bravo e gli altri no. Questa è la differenza. Così si fa. Poi, ho perso un po' di cose, un po' di domande. Eh sì. B-Live fa un po' schifo. Vabbè, ragazzi, se avete qualche altra domanda ci sono qui a disposizione. Mi sentite e mi vedete ancora, perché è tutto un pochettino bloccato e purtroppo B-Live, ragazzi, oggi ha un po' di sbatti, Vediamo qui. Ok, sono caduto. Pazienza, adesso mi dovrei essere rialzato.
Diego. Ok, Fabio. Sono caduto. Pazienza, mi dovrei essere rialzato. Ah, eccolo qua, sono arrivati. Negozio di arredamento, come mantieni il cliente? Ma ragazzi, ma seriamente, adesso ve lo dico proprio in amicizia. Pensate ai vostri clienti. Perché una persona deve venire in un negozio di arredamento? Perché gli servono delle cose, ok? Gli serve il divano nuovo. Ma dammi mille idee di divani. Creami appunti, crea una narrazione, crea un valore aggiunto. Cioè, vi faccio un esempio. Io devo scegliere un divano. Ho in mente di comprarmi un divano nero, nuovo. Non lo è un esempio a caso. Mostrami 100 tipi di divani neri. Fammi vedere come tu arrederesti delle case piccole, delle case grandi. Prendi spunto da cosa fa IKEA, prendi spunto da cosa fanno i grandi siti. Crea valore per i tuoi utenti. Raccontami la differenza tra un divano in pelle e uno in tessuto, perché devo comprare uno o l'altro a seconda della casa. Raccontami il perché mettere un tappeto per terra è meglio che metterne un altro. Raccontami queste cose. Racconta il tuo lavoro. Fai delle live, fai capire qual è il vantaggio. Così si fa. Non c'è altro modo, ragazzi. Ok? Bene, gioielli, le tre codici di sconto, o meglio fare solo branding? Non è solo, è anche branding. I codici di sconto, se i gioielli sono di fascia alta, scordatelo. Se il gioiello è di fascia bassa, puoi valutarlo, però, sai, la gente in questo momento non vuole lusso in quanto gioiello, vuole lusso in quanto qualcosa che è di utile, perché sei a casa, i gioielli non è che li metti così tanto. Però fai vedere come li fai, fai vedere dove li prendi, fai vedere la selezione. Ok? Come prendere clienti in questo periodo? Qual è il miglior modo di fare outreach? Content, come sempre. Questo periodo è uguale a qualsiasi altro. Fate contenuto, fatevi vedere ovunque, ragazzi, ovunque. Punti di contatto. Come differenziarsi tra i networker? Allora, lasciando perdere la mia idea sul network marketing, che è buona o cattiva, l'unico modo è dare dei contenuti che gli altri non danno. Fatti vedere, spingi la tua persona, fai vedere cosa sei capace di fare. Se il settore poi è travel, dai dei consigli di viaggio, fai vedere delle cose che gli altri non vedono. Non andare push, vai pull, non dire agli altri vieni a lavorare con me, ma fai vedere che tu puoi essere l'esempio concreto di un lavoro fatto bene, consigli, valori, eccetera. Tra l'altro, poi se fai questa roba qua, a un certo punto smetterai di fare network e cominciare a fare business, forse. Poi, questa è la mia idea. Il mio newsfeed lampeggia e mostra contenuti velocissimi. Non ho problemi, provo a usare Google Chrome, se lo usi già, prova a disattivare le varie estensioni che hai, una di queste ti sta dando sicuramente problemi. Ok, lead direttamente da Facebook, trovo i lead più costosi. Come possiamo fare in modo che il costo si riduca? Fai inserzioni migliori. Non è una questione di strumento, è una questione di inserzione. Non è mai una questione di strumento. Perché? Perché al parità di CPM vincerà sempre l'ad, cioè la parità di ad vincerà sempre l'ad. Con una, possiamo dire, pertinenza maggiore rispetto agli utenti. Quindi fai ad migliori, magari il tuo prodotto in questo momento non è interessante. Se stai cercando di fare lead per auto, in questo momento non li farai mai. Quindi evita. Un nostro cliente, molto intelligentemente, ha detto: ragazzi, stiamo prendendo ancora lead, ma ci costano abbastanza. Io non sono sicuro che poi li convertiremo. Mettiamo via il budget e lo scarichiamo tutto a fine crisi, per esempio. Non è una questione di strumento, è una questione di strategia e di contenuto. Guarda, ti vai a parlare del settore auto? Sì, possiamo parlarne, Roberto. Ne ho appena accennato, tra l'altro. Il settore auto in questo momento è bloccato. L'unico modo che c'è è di creare relazioni con i propri utenti. Ma non ho detto che neanche sia proprio questo il momento giusto. Io forse aspetterai un po' di settimane. Puoi continuare a fare contatti, però sono contatti freddi, a meno che non ci sia la necessità veramente di ottenere delle persone che, non so, persone che effettivamente hanno in qualche modo un punto
di contatto con te se vogliono l'autore. E in ogni caso, settore auto, secondo me in questo momento deve cominciare anche a parlare più dei modelli e di raccontare sempre di più qual è il vantaggio di un modello rispetto a un altro. Così alla fine, quando la gente comincerà a voler comprare, hai raccontato tutto, accorci il periodo di conversione, quindi in teoria dovrebbe funzionare. Se per i clienti non conviene chiamare o mandare email o messaggi al momento meeting, o sbaglio? Beh, offline sicuramente i meeting non li fai, online li puoi fare, ma se vai in altri, se vai su pubblico freddo, non converti niente, niente, niente. Perché? Perché la gente in questo momento è piena di offerte. Ha la testa ovunque, lavora da casa, avrà i bambini in giro, la moglie che rompe le scatole e devi fare questo, non puoi uscire, ti fai 2 ore per la spesa. Secondo te, ha voglia di vedere te che sei l'ultimo arrivato che non ti ha mai visto? No. Bene, poi, ho un bel caso per le mani. Ok, allora magari Roberto, i prossimi giorni ci sentiamo e facciamo una live in merito, se ti va, mi farebbe piacere. Stessa inserzione, il CPM CTR vuole da 2 giorni, il costo per acquisto è raddoppiato. Penso che Facebook non stia più trovando le persone giuste per l'audience targetizzata. Ti sei già risposto da solo? 2 giorni? Di cosa stiamo parlando? Ho risposto donna, uomo, non so chi sei. 2 giorni non fanno statistica. Una campagna si valuta almeno dopo un ciclo completo di 7 giorni. Perché? Perché verosimilmente avete una finestra di conversione di 7 giorni. A meno che non avete one day, post click e post view, ma è un caso rarissimo. Il costo conversione raddoppiato può essere semplicemente un caso. Se tu hai speso 50.000 euro oggi e 50.000 euro ieri, puoi dire Facebook non trova le persone giuste. Non sta più trovando. Ma in questo momento potrebbe essere solo una cosa casuale, perché tutto questo è un lavoro di statistica. Imparate a guardare i dati. Non voglio essere arrabbiato, non voglio sembrare arrabbiato, ma state attenti, è qua che crolla il sistema. Quando prendete decisioni senza pensare allo strumento. Ok, dato che sei del turismo e dell'agenzia di viaggio, sei in attivo per parecchi mesi. Oltre a dare i classici contenuti ai clienti, che altro suggeriresti per generare lead? Che budget mensile investiresti? Investire molto poco, fate lead, fate storytelling. Se andate a cercare sul mio LinkedIn, ho ripostato la guida di Lorenzo Tombari, che ha fatto la settimana scorsa. Enrico Marchetto ha dato dei bellissimi consigli, dateci un'occhiata. Comunque sul travel in questo momento io non investirei mezzo euro. Aspettate. Avere fretta non aiuta. So che non avete soldi in entrata, ma rischiate solo di perderne e non di guadagnarne. Se non fate magari se non usate gli effetti di cui parlavamo prima, quindi la nostalgia e tutto quello che si stava intorno. Che tipo di formati utilizzi quando personalizzi i posizionamenti della campagna? Storia e quadrato, sì, ma anche orizzontale, ma anche video quadrato, ma anche video orizzontale, ma anche video verticale, tutto quello che serve. Tutti quelli che possono servire. Non ce n'è uno meglio di un altro. Abbiamo la fortuna di avere un buon team creativo, quindi lavorano bene. Ok. Oh, bella questa domanda qua. Hai visto particolare differenza nel presentarti come loop rispetto a come semplice freelance? No. No, però io non sono la persona giusta a rispondere a questa domanda. Le persone comunque continuano a contattare me e poi mi dicono: so che tu lavori, hai un'azienda che si chiama Loop. Quando contattano dal sito, già conoscono i nostri personal brand, mio, di Valerio, di Lorenzo, di Simone e di altri ragazzi che lavorano con noi, che magari non conoscete. Quindi non ho visto grande differenza. Lavorare come corporate, cioè come azienda, ha un vantaggio di long term. Sicuramente ha un vantaggio che possiamo staccare la nostra azienda da noi stessi, e questo è l'obiettivo di tutte le aziende del mondo, ma non è che se oggi non hai valore domani ti chiami Pinco Pallo SRL e il tuo valore aumenta. Non è così, non è assolutamente così, perché il mercato è pieno di SRL inutili, per esempio. Ok, video dirette con piacere, consigli pratici sulla preparazione dei piatti. Sì, si fanno. C'è Tony, un ragazzo qua del gruppo, che sta facendo delle cose stratosferiche con un progetto di un pasticcere. Ma ragazzi, tutto quello che fa sentire le persone a casa, comfort, benessere, tranquillità, è quello che la gente cerca. Bene, vediamo se c'è qualche altra cosa. Vediamo. C'è qualche altra domanda. Come ho iniziato? Oh, bella questa. Figata, mi piacciono queste domande qua, continuate pure che vi aiuto. Allora, come ho iniziato? Io ho iniziato tanti anni fa, non così tanti in realtà, però
comunque nel 2012 organizzando eventi, 2011 organizzando eventi, feste, techno, musica elettronica a Trieste. E dopodiché, lì abbiamo cominciato a smanettare un po' con Facebook, ma lo facevamo tra una festa e l'altra, quindi immaginatevi. A un certo punto poi il business è un po' cresciuto, ho cominciato a gestire uno staff molto molto grande, avevamo 60 persone su tre province, quindi andava molto molto bene. Avevamo un team grafico, avevamo tutto quello che poteva servire per un'azienda, ma eravamo dei ragazzini fondamentalmente, perché a 23 anni, 24 anni, 25, sei un ragazzino. Poi però a un certo punto, prima che io mi laureassi, io studiavo economia, studiavo management, insomma la specialistica, ho visto per caso una DV, forse addirittura su Facebook, già smanettavo un po', ecco la DV, ma poca roba. Ho visto una DV su Facebook di Pagine Gialle, Sales Pagine Gialle, che diceva cerchiamo giovani multitasking. Io ero assolutamente multitasking. Ci hanno convocato a Treviso, ho fatto un colloquio, eravamo in 150, ci hanno scelto in 12. Su questi 12 abbiamo fatto 6 mesi di training in aula e sul campo, con dei tutor, un lavoro veramente di istruzione di altissimo livello su quello che è la vendita e la parte online, quindi ho imparato tante cose che non sapevo prima. Sono arrivato, dopo questi 6 mesi, mi sono fatto fare una gara, sono arrivato secondo o terzo in questa gara, non me lo ricordo. Mi hanno preso, cioè terzo in regione, quindi molto bene. Mi hanno preso a lavorare con loro, ho fatto per loro circa un anno e mezzo, forse due. In questo anno e mezzo ho cominciato a studiare tantissimo il mondo di Facebook perché mi piaceva, era una cosa che mi piaceva più tanto. Ho trovato qualche piccolo cliente locale, uno di questi piccoli clienti locali a un certo punto mi ha detto ok, io voglio che lavori per me, un altro piccolo cliente locale mi ha detto la stessa cosa. Ero un po' stanco di avere un capo che mi diceva che dovevo vivere in camicia e dovevo fare il bravo venditore, ok? A quel punto ho detto ok, ho visto un'opportunità, ho rischiato, perché mi sono trovato nel 2000 e inizio 2015 ad avere praticamente un affitto da pagare, vivevo già con quella che sarebbe stata poi diventata poi mia moglie, un affitto da pagare e un solo cliente e un altro in entrata, però avevo già le idee chiare, ero già abbastanza bravo a fare la DV, cioè già all'epoca facevo già dei bei numeretti. Ho rischiato, a un certo punto dopo 6-7 mesi guadagnavo già 2000 euro al mese, quindi andava bene. Mi sentivo fighissimo perché rispetto ai miei ai miei amici ero super 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 forte e guadagnavo tanto, sentivo fighissimo. Poi a un certo punto un tizio che faceva il mio lavoro più o meno mi ha detto ma sai cosa? Cioè, se tu fai 2000 euro e fanno 20, cosa sei contento di farne 2000? 2000 euro è una cifra che non ti permetterà di fare niente nella tua vita. A quel punto io mi sono messo a lavorare, ho cominciato a guadagnare sempre di più, a alzare il valore dei miei clienti, a lavorare sempre meglio per i miei clienti. E, ho cominciato a frequentare man mano le community, prima Social Media Italia, come si chiamava all'epoca, poi a un certo punto Dario Vignali ha aperto le community e poi la sua storia, che tanto lo sapete già. Io ho cominciato a lavorare su questa community proponendo contenuti, e adesso siamo qua davanti. Quindi fondamentalmente sì, sono un bravo venditore anche di me stesso, però tenete conto che dal 2014 al 2017, a metà 2017, io praticamente non dormivo mai, e Valerio Selletti ve lo può testimoniare, e anche mia moglie. Lavoravo di giorno, la sera studiavo, dormivo 3-4 ore a notte e ripartivo a lavorare il giorno dopo. Avevo talmente tanta voglia di emergere, avevo talmente tanta voglia di studiare, di imparare, di non smettere mai, che non mi serviva a dormire. Cioè, sì, in realtà sarebbe servito dormire qualche ora in più, però potevo farlo, ero un po' più giovane di adesso, e effettivamente questo poi ha pagato. E ha pagato perché? Ha pagato perché poi ho costruito competenze trasversali, ho costruito competenze verticali, e quindi alla fine adesso insomma le cose vanno bene. E poi vabbè, nel 2017 abbiamo aperto Loop insieme a Valerio, da lì siamo aperti in due, adesso siamo in 16, quindi ci stiamo divertendo abbastanza. Vabbè, scusate la piccola divagazione, ma ci tenevo a raccontare un po' tutta la storia dall'inizio alla fine. Unica cosa, non è sempre andata bene. Sono impazzito 1000 volte, sono andato in burnout 100.000 volte, ho litigato con mia moglie un numero di volte imbarazzante per il mio lavoro, quindi non è tutto bello, e neanche adesso è tutto bello, però
diciamo che se ci sono le cose brutte, poi le cose più belle le apprezzi di più. Quindi va bene così. Ok? Come hai fatto a farti conoscere dalle aziende? Vi ho detto poco fa che ero un venditore, quindi io sapevo vendere porta a porta. E poi c'è il referral. Se lavori bene con uno, te ne importano altri. Ho rete iniziale amici, amici di amici, piccoli clienti, e poi avanti, 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 avanti. Il corso di V-Marketers quando sarà nuovamente disponibile? Non lo so. È stato disponibile poche settimane fa, adesso non ne ho idea, non posso rispondervi, non lo so proprio. Qual è il tuo cliente più importante se puoi? Allora, non c'è importanza o non importanza. Questo è un concetto su cui voglio soffermarmi un attimo. Per me tutti i miei clienti sono ugualmente importanti, perché altrimenti io non li prendo tra i clienti. Cioè, a me non me ne frega niente che mi dai 100.000 euro, o me ne dai 5.000, o me ne dai 1.000, o me ne dai 500. Io devo darti un livello di servizio eccellente rispetto a quello che tu mi stai chiedendo. Quindi quanto tu puoi investire. Quindi se parlate con i nostri clienti, sono tutti più o meno contenti di lavorare con noi, perché il livello di servizio che cerchiamo di dargli è alto, ok? Il più alto possibile. Questo quindi non mi fa avere un cliente più importante di un altro. Sicuramente il cliente più grosso che abbiamo è Alibaba, ma non è il cliente più importante che abbiamo. È uno dei 30, 40, 50 clienti che abbiamo, sono sempre quanti sono in tutto, perché chiaramente non li so, non li conosco tutti i nostri clienti. È uno dei tanti clienti che sono tutti ugualmente importanti per noi, perché tutti potenzialmente potrebbero diventare il nuovo Alibaba, il nuovo Amazon, eccetera, eccetera, in linea teorica. Come ti vedi tra 10 anni e cosa vorresti realizzare? Allora, io ho in programma, ecco ve lo dico, di smettere di lavorare a 40 anni. Cosa vuol dire smettere di lavorare? Vuol dire aver realizzato tutto quello che voglio realizzare, quindi avere una sicurezza economica, avere una tranquillità migliore, avere un'azienda che funziona, aver fatto delle cose e poter reinvestire in quello che mi piace. Quindi non dover lavorare per qualcosa, ma voler lavorare solo su qualcosa, cosa che in parte sto facendo, ma non solo. Quindi tra 10 anni vorrei essere un po' più tranquillo di adesso, però comunque divertirmi. È una domanda che se mi fai tra 5 anni magari ti rispondo in modo diverso, tra un anno ti rispondo diversamente, però per ora l'idea è questa. Non è solo una questione di soldi, i soldi sono una leva inutile, potrei vincere 1 milione domani e sputtanarmelo, scusate il termine tecnico, non è questo, è proprio aver messo tutta una serie di cose in ordine come le voglio io ed essere poi una persona più felice di quello che sono adesso, che comunque sono una persona felice, anzi sono molto fortunato e molto grato, però si può sempre essere più felici, no? E vabbè, chiaramente magari avere dei bambini, avere una famiglia più grande, tutto quello che si può essere intorno. Non è detto che sia per tutti così, c'è chi magari da 10 anni si vede in un'isola deserta senza nessuno, per me non è così. Lavori a percentuale con i clienti? Mai, o meglio, sì, solo se c'è un fisso più una percentuale su determinati tipi di KPI controllabili, quindi mai a percentuale sulle vendite. Se non c'è una sicurezza e se io non ho controllo totale sulle vendite, per esempio se un cliente dice io ti pago solo se guadagno, dite di no, perché non è detto che sia merito mio o demerito mio che tu guadagni. Quindi sì e no, ni. Pochi progetti a performance, tanti progetti in cui ci pagano perché siamo in grado di fare il servizio per cui ci pagano. Ti è mai capitato di gestire clienti nello stesso settore nella stessa zona? Come gestirli per non metterli in concorrenza? Non lo facciamo. A meno che non siano complementari, perché poi è chiaro che se tu hai due concessionari e una vende Lexus e una vende Fiat, non sono concorrenti. Se tu invece hai due o anche due ristoranti, non sono concorrenti. Se io invece ho due veterinari, non è il caso. Ma ho sbagliato l'esempio, non so, sto pensando a qualcosa che può essere veramente concorrenziale. Perché io ho un concetto di concorrenza un po' relativo. Vabbè, diciamo che, ecco, due dentisti non li prendiamo nella stessa zona. Questa è una cosa importante. Come gestirli per un momento di concorrenza? Non lo so, perché devi differenziare uno con l'altro, però non è detto che sia possibile. Poi su Google, per esempio, non è proprio possibile, quindi bisogna evitare.
Il settore moda come lo vedi in questo momento? Dovrei chiamare Asia, che è dall'altra parte del muro, ma adesso sta facendo un webinar, quindi sta seguendo un webinar, quindi non può venire qui con noi. Il moda, il settore moda è in crisi, è un settore moda che cambierà, però io quello che mi posso assicurare è che chi è ricco rimane ricco e chi è povero è meglio che non apra. Questo è il concetto, perché è un settore molto complesso, quindi bisogna essere un po' attenti. Ah, eccolo qua, l'esempio era due centri estetici, li puoi seguire, ci hanno servizi differenti, comunque le persone scelgono di andare dall'estetista non per, per l'offerta, ma scelgono per andare dall'estetista per mille altri motivi, e la maggior parte è referral oppure prodotti. Evita di promuovere questi prodotti nel suo momento, se puoi, e se no comunque cerca di non prenderli. Ok? Vediamo, avete qualche altra domanda per me? Grazie di tutto, prego. E vediamo, mi sono perso qualcosa. Ok, no, no, non c'è niente. Va bene, ragazzi. 55 minuti che chiacchiero. Ho smaltito la pizza come sto a cena, credo. Insomma, l'energia della pizza di adesso. Siamo in 66. Vi saluto. Tanto vedo che ci sono anche delle persone importanti. Ciao Mirko, ciao Jacopo. Insomma, sono un sacco di persone. Cos'altro vi posso dire? Vi posso dire che il mondo del marketing non si ferma, la pubblicità non si ferma. Marketers non si ferma, io non mi fermo e non dovete fermarvi neanche voi, perché l'unica cosa che io vi posso dire è continuate ad andare avanti, 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 continuate a seguirci, continuate a seguirmi se vi va. Vabbè, vedo che c'è qualche domanda, quindi dico, adesso siete 16 nel team, sì, ma noi siamo in 16 freelance, non siamo in 16 dipendenti. Quindi siamo in 4 più 12 collaboratori esterni, quindi ognuno di loro ha degli altri clienti, ognuno di loro ha degli altri progetti, e quindi sì, siamo in 16. Non tutti attivi contemporaneamente, ce ne sono 6-7 che lavorano insieme su un progetto, altri che lavorano su altro, è tutto molto, 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 molto strano, però molto ben, abbastanza ben organizzato, e tra l'altro abbiamo preso un paio di new entry interessantissime, ne sentirete parlare a breve, e niente, cos'altro, sì, siamo in 16. È un po' difficile gestire 16 persone, perché però ho la grande fortuna di avere persone che hanno una fame, quella che io chiamo fame, voglia di crescere, voglia di migliorare, veramente importante. Vi faccio un esempio, abbiamo un saluto a Trani, ciao Antonio, grande. Spero di tornarvi a trovare presto. La cosa bella dei miei collaboratori è che se io gli do un webinar da studiare e dico guardate, c'è Nico che ha fatto, c'è un esempio a caso, ho visto un bellissimo webinar di questa persona, guardatevelo, la mattina dopo queste cose che io gli ho detto di studiare, questi le hanno studiate, queste persone, questi amici, questi collaboratori le hanno studiate, e ne discutiamo e miglioriamo insieme, perché hanno la stessa voglia, o comunque hanno una voglia di fare che va oltre al tempo che ci mettono a farlo. E questo fa la differenza tra un team di top player e un team mediocre. Se voi lavorate in agenzia, in questo momento avete finito Netflix e non avete finito di studiare tutto quello che non avete studiato fino adesso, è un problema. Ok? Quando sei in periodo di burnout, cosa sono le prime cose per tornare quando prima è incarreggiata? Beh, io passo tanto tempo con mia moglie, questo sicuramente, è chiaramente una cosa che mi fa stare bene. Cerco di passare tempo con gli amici, cerco di sentire i miei amici. Venerdì scorso, anzi sabato scorso, e anche il sabato precedente, e anche la domenica precedente, abbiamo organizzato delle call su Zoom in cui abbiamo bevuto un sacco di vino e esplorato un sacco di cazzate, perché gli amici sono più gli amici. Stacco. Tolgo tutte le notifiche, tolgo tutto e poi soprattutto cerco di rimettere in ordine le priorità. L'ultima volta che mi è capitato un burnout era qualche settimana fa, non stavo assolutamente bene, ho avuto la fortuna di parlare con una ragazza che fa la psicologa e che mi ha fatto ragionare su determinate cose, sono tornato in ordine e dal giorno dopo ero pieno di energia, di voglia e di cose, insomma, di voglia di fare.
Non è assolutamente facile, non è assolutamente per tutti. Il burnout è una cosa indecente, non lo auguro a nessuno. Dovete prevenirlo, non esiste modo di curarlo, quindi cerchiamo di lavorare su evitare di finire male. Quindi per evitare di finire male dobbiamo prenderci il tempo per noi, il tempo per le persone che abbiamo intorno e anche abbiamo bisogno di probabilmente il tempo per, non so, staccare, leggere, entrare in altri mondi. Lo diceva Giulio Dori l'altro giorno, studiate, ma non solo, leggete romanzi fantasy, staccate il cervello, guardate film, guardate, pulite la casa, cioè queste cose che vi fanno staccare e magari dopo ti riprendi e vai a cannone. Comunque la cosa migliore è che siccome noi siamo animali sociali, per riuscire da un burnout dobbiamo stare in mezzo alle persone, altrimenti rischiamo di staccarsi dalla realtà e è finita. Ti è capitato che qualche cliente ti abbia detto di sospendere il lavoro durante questo periodo? Qual è stata la tua reazione? Nessuna reazione. Va bene, ci sta. No, è giusto. Anzi, va bene così, è giusto. Anzi, molto spesso siamo stati noi a dire ai clienti, guarda, forse magari è meglio che rallentiamo, è meglio che cambiamo tipo di azione di comunicazione. Addirittura a un cliente oggi abbiamo detto che non riuscivamo più a seguirlo perché in questo momento non avevamo nulla da dargli. Ok? Per esempio, qual è la reazione standard? Oddio, questo qua mi sta lasciando a terra. La mia reazione è ok, vuol dire che ho più tempo per fare qualcos'altro. Aspettiamo e lavoriamo su fare qualcos'altro. È normale che qualche cliente ti lasci un po' a terra. Ci sono dei clienti che sono in grossa crisi adesso e lo saranno sempre di più. Ma non importa, il mercato è talmente grande che non importa. Non esistono competitor in questo mondo. Questo ve lo dico qui e ve lo posso giurare. Non esiste competitor. Quando ieri uno mi ha scritto, mi sono portato un competitor in casa, io gli ho detto, guarda che non esiste competitor. Esiste chi fa bene nel mestiere e chi fa meno bene nel mestiere. Oppure esiste chi fa una cosa e ne fa un'altra. Quindi questo mercato è gigante. Perdete un cliente e ne prendete un altro. L'importante è mantenere buoni rapporti con tutti, perché anche il cliente che vi ha salutato potrebbe diventare un ottimo referral per voi. E a me è successo mille volte. Stamattina mi ha richiamato un cliente che erano mesi che ci aveva salutato perché non avevamo risultati, perché non era possibile averli all'epoca, e mi ha richiamato e ha detto, non abbiamo avuto risultati, però voi lavorate bene, io voglio tornare a lavorare con voi. Mi ha fatto piacere e magari ricominceremo. Ok. Riconquista il tuo tempo, ottima lettura, lo leggete in due giorni, bomba atomica. Audible, trovate delle ottime cose di Giulio Dori, blog di Efficacemente, c'è un corso in vendita in questi giorni, fighissimo. E anche noi abbiamo visto il fatto che alcuni clienti devono comunicare lo stop. Va bene, ragazzi, fa parte del gioco, niente di più, niente di meno. Grazie Antonella, che do tanto valore, va bene, fa piacere, sono qui apposta. Dai, ultime due domande, così poi la chiudiamo. Qualsiasi cosa, su di me, sul vostro business, qualsiasi cosa. Cos'altro vi voglio dire? Vi voglio dire che una cosa che mi ha aiutato tanto è quella di ragionare su un concetto che è quello di responsabilità. Io sento una responsabilità rispetto a quello che è la mia famiglia, quindi mia moglie, i miei genitori, i miei fratelli, eccetera, ma sento anche una responsabilità rispetto a quello che è l'ambiente in cui io sono inserito, e quindi l'ambiente in cui anche voi, cioè fare delle live in questo gruppo che diano un po' di valore, per me è un senso di responsabilità, e quindi quando esco dalla carreggiata e me ne rendo conto, mi faccio questa domanda: ti sei assunto le tue responsabilità? Sì o no? Beh, allora a quel punto torno in pari e dico, beh, forse qui no, qui sì, metto giù un elenco, una riga, questo sì, questo no, questo no, riragioniamo, rimettiamo a posto le priorità e funziona. Bene, la costanza e la pazienza, questo dobbiamo imparare anche prima del marketing, questo è ovvio. Senza costanza e pazienza non ce n'è. Consigli per le attività locali, Facebook Ads. L'unico consiglio che ti do è, visto che hai sicuramente tempo, search nel gruppo, trovi 30 post, leggili tutti. Poi se hai ancora qualche domanda, sono a tua disposizione.
perché non c'è altra alternativa. Non posso ripetere sempre le stesse cose, perché non è giusto e diventa anche un po' noioso per qualcuno. Ok? Settore immobiliare, come pensi possa comunicare in questo momento? Guarda, non è che ci sia tanto, è che ci sono delle persone che in questo momento stanno vivendo male la loro casa, e quindi dire, comunicare il fatto che ci siano possibilità migliori, magari nella zona, può essere interessante. Fallo bene, fallo piano, mai spingere, ma fai vedere quello che sai fare. Fai vedere i tuoi immobili, le cose, con calma. Non è molto semplice, però si può fare. Un po', poco alla volta. Perché è importante. Ok. Cosa consigli di leggere di materiale online? Allora, c'è un mio post di qualche settimana fa, ci sono già 12 fonti lì dentro, cercalo, è qui nel gruppo e anche nel mio LinkedIn. Vi consiglio di leggere che cosa? Il giornale, tanti giornali verticali, non i quotidiani, ma i giornali verticali. Vi consiglio di non leggere le notizie, non serve a niente, non serve assolutamente a niente. Vi consiglio di cancellare tutti i vostri amici che si sono improvvisati esperti virologhi o comunque di statistica o comunque di un sacco di altre cose o di mercati finanziari, cancellare tutto e cercate di liberare spazio nella vostra mente per cercare, anche banalmente per dire una ricerca su Google. Mi interessa imparare come funziona Tag Manager, cerco Tag Manager, trovo qualcosa, probabilmente trovate Matteo Zambon che ha dato saluto. Quindi ci sono mille cose da leggere, non ce n'è una di buona o di meno buona. Bene. Tanto c'è anche Simeone che ci guarda, grande. Domani mi guardo la tua live di oggi, che oggi stavo lavorando e non l'ho vista, però mi hanno detto che era molto figa. Cos'altro? Ci tenevo a salutare Sergio Menichini, che è un grande amico, sta organizzando un lavoro incredibile su GCLE, una pagina, una piccola community interessante, piccola community molto affiattata, trovate tutto nella sua pagina. E basta, vediamo se qualche altra domandina, c'è qualcosa di nuovo, sì, no, ancora qualche secondo, siamo in 59, dai ragazzi, ho ancora un po' di voce, anche perché domani probabilmente non mi sentirete. Cos'altro volevo dirvi? Volevo dirvi che una cosa che può tornarvi utile, imparate a interpretare quello che vedete. E questa è una cosa che mi ha cambiato molto la vita. Non guardate le cose per come sono, ma guardate le cose perché sono. Prima mi ha scritto un amico dicendomi: oh, hai visto oggi? Ci sono stati 2500 morti o 2500 contagi. Stavamo scendendo e siamo risaliti. Questa è la notizia. Il perché è perché noi stiamo facendo una scala sbagliata. La scala è: siamo 60 milioni, ce ne sono 2500 in più oggi. Può essere statisticamente rilevante? Forse sì, forse no. Lo possiamo controllare? Forse sì, forse no. Dobbiamo disperarci? Probabilmente no. Perché tanto, magari siamo malati anche noi, non lo sappiamo. Io non credo, spero, però non si sa mai. Vabbè, vedo che non ci sono più domande, almeno sembra. Spero che questa live vi sia stata utile. Ve la carico su YouTube poi, anche così la vedete anche lì se volete. Vi caricherò anche il podcast, se volete di ascoltarlo. Ah, eccolo qua. Bella sta domanda qua. Figata. Dani Andrea. Quanto tempo ti richiede l'operatività nel tuo business e quanto la gestione del business? Beh, io operativamente ormai lavoro più o meno 2 ore al giorno. A livello di gestione lavoro le altre 6 ore. Il mio business poi è multicanale, multipiattaforma e anche multicolore. Nel senso che devo gestire il mio business personale, quindi il mio personal brand, cercando di ottimizzare i tempi di gestione. Devo gestire Loop, devo gestire i rapporti con i nostri clienti, devo gestire tante cose. In the business, quindi sul business, circa 2 ore al giorno, lettura di mail, risposta email, gestione di casistiche specifiche, qualche campagna che faccio ancora, analisi dei dati delle campagne dei miei collaboratori, eccetera. E sul resto del business il resto della mia giornata 8-10 ore dipende un po' da quello che capita, dal momento. Ci sono dei giorni in cui lavoro 3 ore, dei giorni in cui ne lavoro 30, cioè dipende proprio, non ho uno standard, purtroppo, o per fortuna in realtà, perché poi c'è anche la fortuna, che insomma
Poi io ho una grande fortuna, quella di avere una moglie che dice, boh, vabbè, oggi devi lavorare tanto, lavora, non c'è niente. Ok? Bene. È l'ora di salutarci. Ripeto, se questa live vi è piaciuta, scrivetelo, fatemelo sapere, mi fa piacere sentire i vostri commenti. Se c'è qualcosa che ho detto e non vi è piaciuto, fatemelo sapere, non mi arrabbio, anzi. In questi giorni sono molto zen, vedete? Ho anche un ciuffo sempre più incredibile. Cos'altro? Se avete commenti, dubbi o altro, sempre qui, nei commenti vi rispondo. Nei prossimi giorni cercherò di darvi dei contenuti interessanti, stiamo facendo una guida sul mondo del vino, una sul mondo del food, sto facendo un bel po' di lavoro, quindi altri contenuti in arrivo. Buona serata, a presto. E spero di avervi divertito o comunque dato qualche idea buona. Ciao ragazzi, a presto.